questo tocca tutti i cittadini della provincia di Caserta. C'è un decreto del presidente della provincia, è vero che da un lato il presidente chiede a Bertolaso che i comuni continuino a gestirsi la raccolta da solo, ma dall'altro lato fa un decreto che è obbrobrioso. Quantizza il costo di smaltimento dei rifiuti in provincia di Caserta in 138,09 euro più IVA rispetto agli 88 euro che si è pagato fino ad oggi, un incremento del 60%. Ma questo non è tanto la cosa assurda è che in quei 138 euro relazione dell'assessore dell'ambiente provinciale, quindi non lo dico io ma lo dice l'assessore, ci stanno i costi di gestione di tutti i siti che insistono sulla provincia di Caserta e che sono serviti durante la fase emergenziale e hanno sversato tutte le province della regione Campania, oltre al danno che hanno violentato il nostro territorio individuando i siti di trasferenza Ferrandelle, Maruzzelle e così via. I cittadini di questa provincia debbono subire i costi di trattamento del percolato di questi siti nel silenzio assoluto di tutti, e questo è vergognoso. Stamattina le testimonianze sono state tante anche dei sindaci della provincia di Caserta che hanno condiviso comunque questa battaglia, cioè il sindaco di Letino, il sindaco di Teano, il sindaco di Rocca Romano, il sindaco di Giano, di Rocchetta e Croce, forse di Pietramelaro, ho visto, quindi c'è una massiccia anche presenza di sindaci, ma anche il sindaco di Corchiano in provincia di Viterbo che quest'anno ha vinto il premio Comuni Virtuosi, Comuni a 5 Stelle, che premieremo domenica in Calabria con la nostra associazione. Con questo introduco il presidente nazionale dell'associazione Comuni Virtuosi, che anche lui ha fatto 500 chilometri per essere qui stamattina. Grazie. Buongiorno a tutti. Sono 400 ma li ho fatti veramente con piacere, ormai conosco la strada a memoria per Camigliano, noi e l'Associazione dei Comuni Virtuosi. Ma che dire, sotto questo splendido sole, in questo meraviglioso territorio, noi stamattina stiamo dando e abbiamo dato una fantastica lezione di civiltà innanzitutto. Civiltà difendendo anche quei valori di legalità e quel senso dello Stato di appartenenza alle istituzioni che magari qualcuno avrebbe voluto enfatizzare per comunque no, rigirarla a nostro sfavore. Noi abbiamo dimostrato il contrario. L'Associazione dei Comuni Virtuosi naturalmente è da anni che promuove quelle pratiche concrete che ha attuato Enzo. Noi l'anno scorso, da quant'è Enzo che sei comune socio? Da 2 anni. Quando è arrivata la richiesta di adesione del comune di Camigliano non abbiamo avuto esitazioni a farla entrare nell'associazione, perché quello che stava facendo e quello che continuerà a fare Enzo è assolutamente fantastico, è un segnale, è un grande segnale politico innanzitutto e anche concreto, quindi va verso tutte quelle azioni che stanno facendo decine e decine di amministrazioni, di comuni, di sindaci, di comitati, di associazioni in tutto il territorio italiano che sono nascoste, ma che attraverso queste azioni stanno dimostrano che c'è un'altra Italia, un'Italia che vuole fare, un'Italia che va contro quella mala politica che no, sta cercando magari di sommergere poi tutte queste azioni. Quindi la nostra è una piena solidarietà, assolutamente. Prima Enzo parlava di distanza tra questo piazzale e la politica. Una certa politica, perché stamattina qui noi la stiamo facendo politica, assolutamente, in modo concreto stiamo facendo la politica bella, difendendo le istituzioni. Io non mi soffermo sulla legge regionale perché è un assurdo come l'incenerimento di rifiuti, il 50% della raccolta differenziata che sta attuando Caserta, ringrazio il sindaco di essere intervenuto stamattina, sta lì a dimostrarlo. Una buona raccolta differenziata e mi cristallizzo sul tema dei rifiuti, una buona raccolta differenziata oltre a uno strumento di enorme valore sociale e politico sta a dimostrare anche l'inefficacia dell'incenerimento di rifiuti, perché non ci dimentichiamo che l'inceneritore a quel punto sarebbe assolutamente antieconomico ed è quello il motivo principale per cui non parte una gestione corretta e una soluzione della cosiddetta emergenza rifiuti in Campania, perché ci sono interessi enormi, economici prima e purtroppo anche trasversali dal punto di vista dello schieramento politico. Quindi è questo che dobbiamo combattere, Enzo lo stava facendo e lo continuerà a fare, quindi dovete essere orgogliosi di avere Enzo come sindaco e anche Enzo.
ma dovete essere orgogliosi innanzitutto di essere cittadini di Camigliano in uno splendido territorio che deve promuovere altre eccellenze, ben altre eccellenze, non queste tra virgolette, perché una corretta gestione del ciclo rifiuti è una cosa naturale, fisiologica per la corretta gestione di un territorio e la salvaguardia del suo ambiente. Enzo l'ha dimostrato e siamo qui oggi e continueremo a farlo sia come associazione, sia io personalmente e sono sicuro anche voi tutti. Grazie Luca, è proprio, io l'ho sempre detto quando mi hanno intervistato, dietro la legge 26 ci sono gli inceneritori, cioè loro vogliono arrivare a venderci l'inceneritore anche in questa provincia, ci hanno tentato più di una volta, lo stanno facendo in regione Campania, l'assessore all'ambiente ha detto che c'è bisogno ancora di altri inceneritori in regione Campania con la scusa dell'emergenza. Io dico solo una cosa, non dico nemmeno fanno bene, fanno male. L'inceneritore è il nemico dell'emergenza perché ha dei tempi di realizzazione di 4 anni. Allora se siamo in fase emergenziale perché ci vogliono vendere gli inceneritori e non propongono la raccolta differenziata con impianti di compostaggio che da 10 anni se ne parlano ma non si vede l'ombra di un impianto di compostaggio? Ci ha dato stamattina il benvenuto il sindaco di Caserta e a cui vanno i miei ringraziamenti e passo la parola a un altro attivista di questa città, Peppe Messina. Buongiorno, non vi nascondo che ho una certa difficoltà a parlare perché abbiamo uno Stato che da una parte con la mano destra demolisce un sindaco e lo dimette, con la mano sinistra uno collegato con la Camorra che dovrebbe stare nelle patrie galere, l'onorevole Cosentino, ce lo dobbiamo invece. A gestire e a pensare il futuro delle future generazioni di questa disgraziata terra. E non vi nascondo lo stato di disagio che ho, perché io ci credo allo Stato, credo nelle istituzioni. Allora la domanda che ci dobbiamo chiedere tutti è: ma perché sta succedendo questo? Io mi sono, una risposta me la sono data. Il presidente Zinzi, nel mentre con la mano destra chiede a Bertolaso la proroga, con la mano sinistra fa due cose: avvia un procedimento di un'azione di gestione dei rifiuti che non può sostenere, tant'è che chiede la proroga, pur essendosi chiamato come assessore un noto professore universitario non specializzato nella gestione, ma specializzato nell'incenerimento, e questo la dice tutta sulla volontà di questa amministrazione provinciale. Poi che fa? Fa i bandi per chiedere consulenti. Bene, dovete sapere che la società di gestione, che in questo momento il presidente è un magistrato, qualcuno potrebbe dire ma ci dovrebbe essere uno specialista, no, ci hanno messo un magistrato in pensione perché poveretto, 15.000 euro di pensione al mese non basta, li mettiamo là e li sistemiamo da quell'altra parte. Ora, dovete sapere che ci sono stati diversi funzionari della pubblica amministrazione specializzati in materia di pianificazione e gestione del ciclo dei rifiuti che hanno fatto domanda di andare a lavorare presso la società unica provinciale a titolo gratuito, cioè non hanno chiesto prebende, hanno chiesto semplicemente dateci lo stipendio che prendiamo nella nostra amministrazione e veniamo noi tranquillamente a fare il nostro lavoro da specialisti, va bene, diamo una mano a questo territorio. Bene, naturalmente non è successo nulla, non solo non sono stati neanche chiamati, no? Ma hanno fatto i bandi per dare 40-45 mila euro oltre allo stipendio a consulenti. E allora la domanda è: perché fanno tutto questo? Beh, la mia risposta è questa: io credo che in questi anni sia la destra che la sinistra trasversalmente hanno una responsabilità sulla cosiddetta emergenza rifiuti, e tutte e due le forze politiche di questo paese ne hanno approfittato per fare la clientela più becera che si poteva fare. Mi spiego meglio così ci capiamo e non ci fraintendiamo. In Italia, cioè non in Campania, il rapporto operatore ecologico popolazione di 1 a 1000, questa è la media, cioè sostanzialmente un territorio ha bisogno di un operatore ecologico ogni 1000 abitanti. In Campania sapete a quanto stiamo? In alcune zone siamo 10 a 1000, nella media regionale siamo 4 a 1000, in provincia di Caserta siamo 6 a 1000. Per capirsi, abbiamo il 600% di fabbisogno del personale di quello che il territorio avrebbe bisogno.
Allora il punto è, tutta questa gente, che qualcuno, faccio un nome a caso, Scialdone, ad esempio, no? Ha promosso come dirigenti, poco prima naturalmente delle elezioni provinciali, mi pare giusto? Va bene, tutto nella logica, ma chi li deve pagare? Noi. Ma voi pensate che il sindaco di Camigliano poteva accettare una cosa del genere? E ha detto di no. Gli altri sindaci che fanno? La sceneggiata. Bravo. Perché bravo. Vengono... A me hanno insegnato nella nostra cultura che no e no, e sì e sì. Bravo. Io sono abituato a ragionare in questi termini. E allora siccome il ladro non è solo quello che ruba, ma anche quello che tiene il sacco, qui c'è un problema serio. E noi dobbiamo rivendicare in questa provincia la realizzazione degli impianti di una vera filiera industriale nel settore dei rifiuti, perché non è possibile che questa gente vada lì a lavorare praticamente, cioè vada, si posti sul luogo di lavoro senza poi fare nulla, perché non c'è nulla da fare. Voi pensate, noi abbiamo qui un impianto di compostaggio. Dovete anche sapere che la frazione umida costituisce il 40% della produzione del rifiuto, e che è il vero problema sanitario di cui nessuno parla. Bene, l'impianto di Sant'Amaro, che potrebbe lavorare 35.000 tonnellate di frazione umida l'anno, pari al 65-70% dell'intero fabbisogno della provincia, i lavori devono essere conclusi da circa 3 anni. Allora uno si chiede, dice, ma insomma, dice, ma che cosa c'è? Che cosa devono fare? Quanti soldi devono spendere? Bene, a occhio e croce ci sono qualcosa come 10 giorni di lavoro. Ma siccome noi siamo del mezzogiorno, siamo gente che non lavora, come è noto, no, diciamo 1 mese, via, 2 mesi. Allora c'è qualcosa che non funziona. I soldi ci stanno. Devono fare solamente gli impianti elettromeccanici. E in tutta la regione Campania non c'è un impianto di compostaggio. E noi di Casetta siamo costretti a portare la frazione umida a Messina. Permettete che io sia un po' malizioso e pensi male? Ma qui c'è un danno erariale, perché io potrei portare la mia frazione umida a Sant'Amaro a 30, a 40 euro a tonnellata, sono costretto a portarla a Messina a 200 euro a tonnellata. C'è qualche cosa che non funziona. E allora, io, siccome la questione è abbastanza, non è politica, è forse di affare, è di una classe politica che non vale niente tutto sommato, però io mi rivolgo alla stampa. A questi signori della carta stampata, vedete, noi, la società civile di questa terra, non cerca giornalisti amici, cerca giornalisti, cerca semplicemente la possibilità di essere ascoltati e di darle le notizie. La società civile di questa provincia è diventata trasparente, non esiste una questione Cementir, perché il Mattino ne parla, perché è proprietario della Cementir e Caltagirone è proprietario del Mattino. Non esiste la questione Esogest a Pastorano, dove con le grazie di Zinzi e di funzionari ben interessati hanno consentito la riapertura di una fabbrica la cui sentenza ha detto che doveva essere chiusa. Non esiste la questione della buona amministrazione, siamo tutti camorristi e le cose non stanno così. Ci sono tanti Saviano che silenziosamente ogni giorno fanno il loro lavoro e non mestiere in questa provincia. E allora noi dobbiamo ribellarci, e chiudo. Vi ringrazio per questa giornata di testimonianza di grande civiltà e poter dire a noi stessi, ai nostri figli, noi ce l'avamo e noi continuiamo a fare il nostro lavoro, è il nostro dovere. Grazie.